Perché è così difficile iniziare? Iniziare un video, iniziare un progetto, iniziare a fare il primo passo? Perché il primo passo è quello in cui vediamo, come in uno specchio, chi siamo e dove siamo e come non sappiamo nulla e come tutto è più difficile di quello che abbiamo immaginato. Tutto è più in salita. Il primo passo è quello dello sconforto, quello in cui riconosciamo di aver perso, è la prova che non siamo chi credevamo di essere e pensavamo di essere migliori. Ma allora perché guardare in quello specchio? Perché fare quel passo che ci fa alzare dal divano? Perché smettere di essere spettatori? Perché fare qualcosa che ci fa battere il cuore? E il cuore batte e potrebbe spezzarsi nel fallire. E allora vedi che non vale la pena di iniziare? Meglio restare fermo tra le quattro mura del tuo ieri, meglio continuare a vincere, ma solo nei pensieri. Ma io lo voglio davvero, che le mie idee non siano solo pensiero, che diventino corpo, che diventino emozione, che diventino incontro con altri e condivisione. E allora prendo il microfono e inizio a parlare, premo il tasto REC, inizio a registrare e parlo senza pensare a prima, senza pensare alla vergogna, la paura, a quel me stesso che non sono io, ma sono comunque vivo mentre faccio. Inizia oggi a fare, senza pensare a nulla che non sia il tuo desiderio, perché quel che hai fatto resta e prova che sei vivo.